poi magari accenniamo qualcosa, cerchiamo di ottimizzare un attimo i tempi, perché l'ordine del giorno comunque è abbastanza impegnativo, e quelle persone che anche con qualche sacrificio sono venute qui oggi, giustamente dobbiamo garantire un'ottimizzazione dei tempi, diciamo, che non sia stata una visione diciamo vana. Questa è la carovana per il mutualismo, è una delle tappe della carovana del mutualismo. Come sapete, non si tratta di una carovana in cui si spostano le persone da una città all'altra, ma si mandano praticamente dei messaggi, dei ragionamenti fatti attorno a una traccia comune sulla base delle esperienze che uno vive nelle proprie realtà. Nelle tappe precedenti abbiamo avuto una presenza non indifferente di realtà legate alla campagna, al mondo diciamo magari anche di produzione, che però riguarda le realtà diciamo del mondo agricolo o mercantile, almeno alcune di queste. La prima, quella di Bari, ha queste caratteristiche, e però anche delle realtà urbane, quella di Mantova, che è una realtà diciamo di spazio sociale che è presente in città, fa un'attività prevalentemente ambientalista, e quella di GKN, che c'è stata l'occasione del secondo anniversario dell'occupazione della fabbrica, e dove la giornata di oggi riprendiamo alcuni fili di discussione, perché la prima parte di questa discussione è segnata un po' dal fatto che si realizza la fabbrica recuperata, questa tappa della carovana. Ma questo sarà semplicemente l'avvio, che ci permette anche di parlare dello stato di questa situazione e delle difficoltà che si possono incontrare a costruire un'attività mutualistica in un luogo di lavoro. Mentre proseguo, e possiamo decidere in qualsiasi momento di cominciare, quindi può essere già nella mattinata oppure nel pomeriggio, come avevamo previsto, riguarda il mutualismo all'interno dell'ARCI, e su questo le presenze che ci sono presenze qualificate, perché chi ha già cominciato questo tipo di lavoro e che gestisce in qualche modo un gruppo di lavoro nazionale che di questo si occupa, e quindi è anche l'occasione per sapere a che punto siamo, per socializzare anche questi aspetti, perché c'è un passaggio che ritengo molto significativo di ARCI, di potenziare questa attività, perché il mutualismo stava nelle corde di ARCI dalla sua origine, ovviamente, ma si tratta di capire in questa fase storica come affrontare determinate problematiche e come indirizzare anche l'organizzazione verso questo tipo di pratiche. Quindi non è un passaggio secondario, perché questo vorremmo portare anche in dote nella discussione generale di tutta la carovana, anche nella sua conclusione a Pinerolo, che sarà in una delle storiche società operaie di mutuo soccorso che compie giusto 100 anni quest'anno. Poi ci sono anche delle articolazioni di questo lavoro, mi pare che Tettino si occupi anche in particolare di questo, sulla parte del glossario, di cui ci verrà detto anche meglio di cosa si tratta. Gratto un po', non so perché. Forse possiamo fare anche lei, no? Direi di sì. Non è meglio senza che corto. Sintetizzare, riassumere alcuni concetti per riuscire a socializzare un po' da tutti. Io, se non ci sono problemi particolari da affrontare, visto che siamo un pochino in ritardo, introdurrei già la parte che avremmo comunque dovuto fare con l'inizio sulla parte SOMS dei luoghi di lavoro. Però consentitemi un accenno. Noi non possiamo parlare di mutualismo
giornalismo oggi senza fare riferimento a qualcosa che sta accadendo in questa zona del Mediterraneo e quello che sta avvenendo a Lampedusa. Non ce ne dobbiamo occupare solo perché c'è l'esplosione di questo fenomeno in questi giorni, perché c'è tutta l'attenzione mediatica, perché è una cosa che avviene diciamo, costantemente e da tanto tempo e sta solo peggiorando la situazione. Però se c'è un populismo importante è quello di evitare che le persone muoiano in mare, non voglio farla lunga, noi abbiamo bisogno di ricordare qualcuno che finalmente è riuscito a mettere la barca in acqua dopo tanto tempo, tante difficoltà, difficoltà a volte anche indotte da qualcuno, e questa cosa comincia a produrre degli effetti anche se è una situazione particolarmente drammatica. Mi riferisco alla squadra di rescue che sta in mare e alla nostra presidente onoraria, che è Cecilia, che vogliamo mandare un grande saluto per il lavoro importante, no? Che stiamo facendo. Insomma, se il mutualismo ha una parola e ha un significato, secondo me si incarna anche in azioni di questo tipo. Io credo che lo dobbiamo veramente mandare un messaggio di saluto e di incoraggiamento. Per parlare della società operaria di questo corso nei luoghi di lavoro, molti che hanno seguito i congressi di Milano, della Lombardia, ma anche il congresso nazionale, hanno presente la proposta che stiamo avanzando a questo punto, non solamente come realtà di questa realtà che ospita questo incontro oggi di Macro, ma anche il collettivo di fabbrica di CKN e la SOMS che sorgiamo, che è rappresentata dai compagni che sono qui oggi. E cioè una proposta di fare in modo che il mutualismo sia presente con un protagonismo diretto dei lavoratori e delle lavoratrici. Ora, sappiamo che ci sono state delle pesanti arretramenti nelle condizioni di lavoro, anche i contratti di lavoro non riescono più a soddisfare le cose principali, la legislazione del lavoro è andata particolarmente a sfavore dei lavoratori e delle imprese, e forse proprio per questa ragione c'è bisogno di recuperare una forma di solidarietà all'interno del mondo di lavoro che abbia anche una possibilità di proiezione esterna. Quello che sono un po' emerso dalle nostre esperienze, quella di Napoli prima e ancora in forma più significativa della GKN oggi, è il fatto che di fronte a una resistenza padronale, provvedimenti che vengono presi, quelli più drammatici, sono quelli della chiusura della fabbrica e licenziamenti, devi affrontare questa situazione affiancando allo strumento decisivo e indispensabile per il lavoratore, che sia un sindacato che faccia effettivamente la legge sindacale, devi affiancarci qualcos'altro, che non può essere semplicemente l'avvertenza contro il padrone, ma è il problema di come organizzi la solidarietà per tenere, se hai in corso un'avvertenza, l'avvertenza stessa, perché sennò passano mesi, a volte anni, e tu rischi di morire mentre aspetti o un nuovo padrone o una soluzione di industrializzazione anche dal basso, come quella che si sta tentando in Campania. Puoi morire dentro quella situazione lì se non affronti tutta una serie di problematiche che vanno anche dal disagio psicologico. Abbiamo qui la Brigata Vasario oggi che ha dato una mano anche a queste realtà a cui sto facendo riferimento, ma per altre tantissime ragioni, condizioni di difficoltà familiare. Quando non ti entra più lo stipendio, a volte anche basta solo la riduzione per passare dallo stipendio intero alla cassa integrazione a mettere in difficoltà la famiglia e costringere qualcuno a trovare un altro lavoro. Quando poi, come è successo per molti mesi di fila, non hai né più lo stipendio e neanche la cassa integrazione per un'operazione che vuol fare morire, o hai degli strumenti per esistere e per riuscire a garantire un reddito alle persone, trovando delle modalità mutualistiche o anche di lavoro per riuscire a tenere le persone, altrimenti sei costretto ad andare a abbandonare la stessa lotta. Ma anche, e a volte su questo sento riecheggiare anche nelle discussioni con CKN, che non c'è una comprensione fino in fondo di questo aspetto. Anche i progetti di reindustrializzazione dal basso sono attività mutualistica. Il mutualismo non è occuparsi della parte, diciamo, come sopravviviamo a livello alimentare, come affrontiamo il problema che ha quel lavoratore, come andiamo avanti la messa popolare, come diciamo, affrontiamo il disagio psicologico e quindi stiamo a solidarietà. No, il punto è che anche il progetto di reindustrializzazione dal basso, che si attua in forma cooperativa, è un aspetto del mutualismo, è
il mutualismo dal basso affrontando la questione economica. Cioè il progetto di reindustrializzazione, no? Quello parzialissimo che abbiamo fatto dentro qua, che però appunto riferimento con tutte le difficoltà del caso, anche per i costi, no? della situazione, e quello ancora più impegnativo che sta affrontando il cartello, è la costruzione esattamente di quello che fino a Ferrari, che è un po' il nostro punto di riferimento teorico, per riferirsi a qualcuno che prima mi citava, Vittorio Iser e altri, addirittura con Bricola, che hanno fatto tante operazioni importanti, no? con e per i laboratori. Il mutualismo in realtà è la modalità con cui c'è una forma di solidarietà contro qualcuno, contro un padrone ad esempio, ed è la struttura sindacale, ma anche è una solidarietà per costruire qualcosa di alternativo. Nel momento in cui non c'hai più un padrone e devi costruire un'altra cosa, è l'attività di solidarietà mutualistica tra i lavoratori che imbastisce un piano industriale che ha determinate caratteristiche nell'interesse non solo della tua comunità di lavoratori, ma anche dell'ambiente in cui sei inserito, che è quello che poi, se hai lavorato bene, si integra con la lotta dei lavoratori. Il fatto di avere costruito un polmone attorno ai lavoratori, fatto di solidari che condividono quel tipo di progetto, perché quel progetto è anche un cambiamento della realtà esistente, è un cambiamento della modalità di produrre. Perché l'ispirazione ecologista, ad esempio, della produzione? Non è che sei obbligato, se tu guardi l'interesse, ma uno oggi, per dire una banalità estrema, potrebbe trovare benissimo lavoro a fare lavoro con terzi, con una bella impresa militare, è una cosa su un sacco di soldi, la spunti per fare questa cosa qua, se no dice, se devo campare o no, perché non andare a prendere una bella commessa in questo senso qua? Abbiamo risolto il problema, ce ne portano avanti cose di questo genere. Se vuoi invece cambiare il modo di produzione in qualche modo, con più piccolo contributo, e andare in direzione ecologista vuol dire sposare i parametri di sostenibilità con il valore positivo che possiamo dare a questo e non quello che gli danno i padroni. Questa cosa vuol dire avere un rapporto con il territorio che ti ospita e avere un qualcosa, un messaggio da dare a tutti i movimenti che nel mondo si stanno muovendo sulla questione ecologista per la difesa del pianeta e soprattutto della nostra specie all'interno di questo pianeta. Quindi questo tipo di impostazione qua è un'impostazione solidale della tua comunità di lavoratori, ma è anche solidale insieme a tutti coloro che nella società vogliono una trasformazione di questa società perché sia più giusta e sia più vivibile. In questo non dico niente di nuovo rispetto alla discussione che fa l'ARCI in questo senso qua, perché mi trovo in casa, diciamo, no? Portare queste cose, e anche dentro la caravana di ecologismo è assolutamente accettato. Quello che può essere invece la proposta di lavoro, su cui una riflessione forse possiamo arricchire anche a partire da oggi, comunque nel proseguo di questa discussione, è: ma come si fa a entrare nei posti di lavoro? Perché un conto è se la fabbrica, per prendere una fabbrica, il posto di lavoro comunque viene chiuso, stanno chiudendo anche per gli ospedali, no? E qualche cosa ad esempio si può fare anche in quella direzione lì. È chiaro che i lavoratori si organizzano per mettere insieme delle competenze su questo e quell'altro aspetto mutualistico. Ecco, la riflessione che abbiamo fatto insieme ai compagni del GKN è che non bisogna arrivare a quel livello. Bisogna costruire qualcosa di minimo. E allora studiamo quello che c'è nello statuto dei lavoratori, che o lo si utilizza tutto, oppure se lo portano via man mano. Quando non usi una cosa, il diritto, non lo eserciti, te lo portano via. Già ti portano via anche quando lo eserciti, figurati quando non lo eserciti più. Allora, l'articolo 11 dello statuto dei lavoratori, quello che ha di fatto promosso i CRA aziendali, la struttura ricreativa all'interno, il dopo lavoro, diciamo, all'interno del parco, è diventato un po' questo il dopo lavoro, ma in realtà l'ispirazione era quella di lasciare un pezzo del lavoro delle società per il soccorso nella legislazione italiana. Perché nel 68-69, quell'approvazione dello statuto è nel maggio del 70, perché in quel ciclo di lotte importante si è voluto conservare uno spazio di autogestione dei lavoratori all'interno di tutti i posti di lavoro con più di 15 dipendenti. La posta iniziale era in qualsiasi posto di lavoro, questo si applica oltre 15 dipendenti, però
c'è gran parte del mondo del lavoro. Bene, che siano pubblici o privati, quello spazio è uno spazio che i lavoratori si devono gestire. Poi organizzare delle cose ricreative, delle gite collettive, le pranze di fine anno, la festa del lavoratore che si chiama in pensione, i biglietti scontati per andare al cinema o a teatro secondo la convenzione. Oppure ampliare questo spazio, perché questa cosa è di titolarità esclusiva del lavoratore. Ma non è che può interferire, può fare delle proposte per cooptare, può decidere facciamo una cosa a mezzo a mezzo, ti do 4 soldi ma fai quello che voglio io, cose di questo genere. Oppure dice no, io faccio la mia attività, ad esempio, di distribuzione alimentare. E questa roba qua, degli spacci all'interno dei luoghi di lavoro, e ce ne sono stati tanti. Io presento sempre la mia esperienza, quella dell'Alfa Romeo, che era una roba gigantesca, perché la fondazione 25 aprile, che era la società che aveva avuto soccorso, nata nel dopoguerra, un nome a caso, era praticamente obbligata per tutti i lavoratori. Il fatto che ci fosse lo spaccio, lo spaccio era grande come la fabbrica, no? Una cosa enorme, perché c'erano 20.000 lavoratori, no? E arrivavano prodotti da tutta Italia in genere, perché ogni lavoratore che andava in ferie, eccetera, aveva parenti, amici, cose di là, aveva l'olio di qua, cose di là. E c'era questo luogo che era un luogo importante della Fondazione 25 Aprile. Enormemente importante. Beh, però con queste cose qua se n'è andata riascimando e nei posti di lavoro privati questi spazi non vengono quasi più utilizzati. Anche dove il sindacato è particolarmente forte, non ci si pensa neanche che si possa usare. E invece c'è bisogno di fare le cose. Parlando del cibo, perché è una delle cose che ovviamente un po' per le caratteristiche ha questo stesso luogo, e qui ci sono anche le persone che hanno contribuito ad arricchire questo tipo di spazio, anche quello del mercato e così via, è una cosa che ti permette anche di cambiare il punto di vista dei lavoratori su tante questioni che riguardano l'insieme della società, dalla teoria, come dicevi, di un supermercato e la politica, no? Una cosa di questo genere, avere la possibilità di alternativa alla grande distribuzione, far capire ai lavoratori che non solo dove sei tu deve essere difeso il diritto del lavoro, neanche a quello che ha confezionato la salsa di pomodoro deve essere garantito il diritto ad avere un lavoro dignitoso e una retribuzione giusta. Così come la salvaguardia della salute di tutti e dell'ambiente con un prodotto sano, biologico, quello che vogliamo. Quindi tutte queste cose qua devono entrare nel patrimonio dei lavoratori in generale. E quindi, ne parlavamo prima con le compagne di Como, no? Cioè, perché non portare i prodotti, ad esempio, fare delle sorte di gas, no? Dentro il luogo di lavoro, il rapporto con l'esterno. Abbiamo delle possibilità che a partire da cose in cui in quel momento magari la situazione è totalmente tranquilla, i lavoratori cominciano a aprire, a utilizzare uno spazio autonomamente, altrimenti anche la struttura sindacale in genere si delega dal delegato di fare attività, eccetera, gli altri sono normalmente abbastanza poco stimolati all'attività politica e sociale. Le assemblee si fanno sempre meno numerose, le 10 ore all'anno, 15 ore, eccetera, non vengono a volte neanche utilizzate tutte per fare una socializzazione, quindi uno spazio di questo genere si presta alla possibilità di intervenire su tutti i bisogni dei lavoratori, e alcuni possono essere anche una proposta, no? Cominciamo a far circolare delle cose, no? E sulla base di queste alimentiamo un interesse che si può interfacciare con il territorio. Allora, la condizione di ACE è particolarmente interessante, perché dal punto di vista è sempre l'avvertenza GKN, ci ha dato le potenzialità. Tu costituisci una struttura all'interno del luogo di lavoro, questa è doppiamente affiliata con il mercato e ad ACI, questa è l'impostazione che abbiamo qui, ma che si dà anche lì, ma il rapporto con i circoli territoriali è fondamentale. La campagna, ad esempio, è stata fatta a Firenze, 10.000 associazioni, mi pare, no? È stata un'interfaccia tra i lavoratori e le strutture territoriali, soprattutto dell'ACI, oltre alle parrocchie c'è anche Vincenzo, no, che ha lavorato su questa cosa qua, no? Essendo stato fino a poco tempo fa il cappellano del carcere di Solicciano, però sta in una struttura che promuove l'accoglienza a detenuti, ex detenuti e così via. E è l'insieme di questa attività che ha promosso l'impatto per uscire dall'accerchiamento che era stato fatto dalla proprietà,
per una complicità di alcuni ambienti istituzionali, e dove faccio naturalmente. E questa roba qua, come si colpa il cerchio? Con questo tipo di presenza, di coinvolgimento della popolazione. Anche sulla misura mutualistica, cioè la forma praticamente, facendo l'esempio del cibo, che si può dare su un territorio con un punto di riferimento organizzativo dentro un luogo di lavoro e con quello che ci sta intorno. Io faccio sempre l'esempio della Same. La Same di Treviglio è una delle fabbriche più sindacalizzate e più compartite che abbiamo in Italia, è quella che produce i trattori. Conosciamo molto bene le persone, i compagni che sono lì dentro. La politica sociale la fa l'impresa. La politica sociale la fa l'impresa, presentandosi bene nei confronti di alcune ONG e poi facendo la pandemia è stata fantastica. Sulla pandemia hanno aperto l'auditorium dell'azienda, ne hanno fatto un punto di vaccino e loro hanno fatto la politica sociale, no? Hanno offerto gratuitamente questa cosa qua in privato che fa la politica di vaccino. Se tu, che sei forte sindacalmente lì, non hai problemi, sarai funzionato abbastanza alto, eccetera, eccetera. Ogni volta che c'è qualcosa che succede, gli antidirizzi, eccetera, sono in sciopero, prima ancora che lo decida il sindacato, sono già più avanti, e la politica sociale del territorio la fa il prezzo. E io mi ricordo le fasi in cui andavano meglio le cose e dalla fabbrica si agiva sul territorio, ma coinvolgendo, facendo, partecipando, eccetera, cioè, lavoratori protagonisti. Per provare delle modalità, adesso non voglio farla lunga, facevo giusto degli esempi per capirsi, delle modalità in cui oltre alle realtà territoriali puoi aprire nei luoghi di lavoro una presenza che è propedeutica a mettersi in un'ottica di lavoro un pochettino diverso nel momento in cui forse sarai costretto a farlo. E nessuno dice preferisco che ti chiuda la fabbrica così mi faccio lavoro in autogestione, per carità, vai avanti tranquillo e portati a casa dei diritti a combattere contro il padrone. Però dove si determinano poi situazioni di crisi, se non sei preparato, tu passa dal lavoro dipendente sotto il comando ogni 5 minuti cosa devo fare, me lo devo dire in capo, a gestirti tu l'attività. C'è una resistenza pazzesca a noi che se non cominci a autoeducarti facendo qualcosa quasi di qualsiasi tipo, ma senza dover aspettare che sia qualcuno a comandarti, dopo faremo una fatica a investire questa roba qua. Poi la fai lo stesso, no? Ma insomma, ci siamo capiti che è uno spazio che si può aprire. Oltre a uno spazio di proselitismo, anche fuori dagli altri istituti tradizionali, che non fa mai male. Si va a fare una cosa, apro qualche centinaia di iscritti, magari in un altro posto, perché in realtà tutta ci sopra. No? Però, per dire, non già fa male degli altri, no? Però la FITER che sono state affiliate all'inizio perché dentro con la fiocca quando c'era ancora l'Antini c'era un'ipotesi di lavoro anche su altre fabbriche, la FITER veniva consigliata come un riferimento per il CRAL e così via, però in realtà è una cosa, è un guscio vuoto, non c'è nessuna attività. Allora, dove possiamo vedere un'attività sociale, associativa, eccetera? Secondo me è l'unica arci che può prendere in mano un pezzetto, insomma, di questa esigenza e quindi anche trasformare, senza portare via scritti ad altri, per carità, stiamo parlando di un altro tipo di cosa e soprattutto nel privato non c'è quasi più nessuno, quindi non è che si fa concorrenza a nessuno. Si riapre un ragionamento in cui tutta l'attività, anche ricreativa e così via, sta dentro un progettino. E allora ci siamo già detti, può essere una cosa che se fa una sperimentazione, non abbiamo la fretta di doverla fare domani mattina, però cominciare una, due, tre realtà in giro per l'Italia che comincino a fare queste cose qua. Noi ci eravamo già messi con Dario e con altri di GKL di andare in giro a fare delle cose. Purtroppo si è talmente tirato che adesso chiedere una cosa in più è giustamente sentirsi sparare addosso, no? Perché e sono d'accordo, questa cosa qua non ce la facciamo a partire come avevamo immaginato un anno fa, però qualcosettina si può magari con l'aiuto reciproco fare. Quindi un po' la consegna che abbiamo di questo ragionamento su questa è tornata la bronchite, è tornata la bronchite, tutto il ragionamento su cosa possiamo fare, direi che in qualche modo lo possiamo già raccogliere qua. Poi naturalmente le difficoltà delle varie situazioni le possono anche emergere, le complicazioni di come portare avanti il corpo, però non ne farei la discussione qualche riferimento giusto
punto di appoggio per sviluppare il ragionamento. Dico solo questa battuta rispetto a questo luogo, noi siamo più di 10 anni che siamo qua, penso che abbiamo fatto un'operazione molto bella e molto significativa a resistere al tentativo di sgombro che c'era nella vecchia occupazione che avevamo in via Boccaccio. Siamo andati in un posto più piccolo, un terzo di grandezza di quello che avevamo occupato, sempre di provenienza mafro, è una cosa assolutamente importante. Registriamo a distanza di alcuni anni che se le attività economiche non sono sufficientemente con una produzione di margine per riuscire a pagare tutti i costi, questa cosa qua poi alla fine non riesce a reggere. È un po' la fase in cui siamo arrivati e che discuteremo poi con i compagni solidali, perché diciamo, non abbiamo, anche se tutte le cose funzionassero bene, non funzionano bene naturalmente, ma anche se funzionassero meglio, non c'è un'attività industriale, un'attività economica che possa produrre sufficienti margini per pagare un'area di 10.000 euro qua. No, questa cosa qua. La cito, la voglio citare perché è un pezzo di discussione che abbiamo fatto parte di loro, del consiglio di amministrazione della cooperativa GFF, quindi sono al corrente delle difficoltà che si possono dare. Anche lì un terreno enorme, un'area enorme, no? Il doppio di quello che era la macro dall'altra parte, le aree comunque sono 40.000 metri quadri di capannoni, eccetera. La parte di industrializzazione, ad esempio, per il fotovoltaico, se ne dovrebbe prendere una fetta di 8.000 metri quadri. Cioè più o meno la situazione che abbiamo qua. E, tra le varie cose, per arrivarci è complicatissimo, perché attraverso la regione, tutte le cose, tutti quelli che sono resi disponibili a rilevare questo luogo che è in liquidazione, che siamo a questo, perché il grande industrializzatore alla fine ha dimostrato di non essere rilevare niente, che era solo un rep ben organizzato. Comunque, rilevare questa, la parte dove fare l'attività produttiva deve tenere in considerazione tutti questi aspetti qua. Non solamente creare il margine economico per retribuire i lavoratori, garantire la continuità produttiva, eccetera, eccetera, ma anche riuscire a sostenere economicamente le spese.